Allora, Emiliano, un'idea eccezionale andrebbe fatta a scuola. Lo so, però, oppure rilevi delle frequenze anomale sul corpo di questi bambini, certo, diventerebbe una lama a doppio taglio, perché dopo diventerebbe una pressione psicologica, certo, e sarebbero soggetti a qualunque tipo di forma di campo elettromagnetico che possa magari creare dei problemi o gravi patologie. Assolutamente. Si dice, occhio non vede quale non vuole. Le frequenze stanno sviluppando leucemie, cioè noi parliamo, uno dice vabbè la frequenza non fa niente, la radiazione ma che ci fa, tanto non la vediamo, non ci interessa, certo, niente. Questi ultimi anni ci sono stati tumori all'interno del cervello anche su bambini molto piccoli, perché purtroppo le radiazioni passano attraverso il cervello di questi bambini, perché il campo elettromagnetico e l'aumento dell'utilizzo dei cellulari anche da parte dei bambini purtroppo, certo, sollecita determinate patologie all'interno del cervello, che purtroppo a me tante volte vedo situazioni di persone che mi chiamano e dicono non è possibile, io ho queste radiazioni cortissime dentro casa, il mio parente è stato male, l'altro ha avuto il tumore, l'altro ha avuto la leucemia. Noi andiamo a fare delle analisi e vediamo che ci stanno dei ripetitori sparati a 50 metri, a 100 metri di distanza da casa di queste povere persone. Adesso ci sono gli elettrosensibili, sì, che... ovviamente la medicina tradizionale deve dare una giustificazione a determinate patologie. Certo. Se sei uditore di voci non ti dicono che sei collegato con un sistema sincronico, certo, che magari interagisce, certo, all'interno del tuo cervello con tecnologie ARP, con tecnologie mouse, chiaro, con tecnologie satellitari. Allora loro ti dicono subito, ah sei un uditore di voci oppure sei uno schizofrenico, e si fermano di quella patologia. Se sei un elettrosensibile, dici ma io mi avvicino ai campi elettromagnetici e sento le radiazioni, cioè io sono un elettrosensibile, rilevo determinate frequenze e quindi ho determinate accortezze nel scollegare il wireless dentro casa durante la notte, esatto, scollegare alcune linee elettriche in alternata durante la notte. Quali linee elettriche? A parte il wifi, che insomma sì, quello ormai è... Dovresti staccare tutte le linee elettriche di casa tranne quella del frigorifero e scollegare tutte le linee principali che arrivano, interagiscono sul nostro corpo durante, certo, il sonno, perché la frequenza dei 50 Hz, cioè, poi ve lo farò vedere al convegno, faremo, no, certo, un test, se avremo la possibilità di farlo, un semplice apparecchietto che rileva i campi elettromagnetici, cioè a una distanza di 1,5-2 metri si sentivano proprio le vibrazioni del campo elettromagnetico sull'apparecchietto, addirittura interagiva con questa chiavetta e si sentiva il suono in alternata. Pensa vicino a un comodino, vicino alla nostra testa, che molte persone dormono col cellulare, certo, attaccato alla testa, attaccato all'orecchio, cuscino. Mamma mia, posso farti una domanda? Io ho visto in un gruppo, si chiama Ecocreando, sono ragazzi insomma che si danno delle soluzioni, così fanno dei test, provano per schermarsi da queste tecnologie, diciamo così, e leggevo che di mettere dei fili di rame intorno, sì, ai cavi per, diciamo, per far diminuire questi campi magnetici. A te risulta questa cosa? Allora, può essere utile questa cosa, però la soluzione più semplice è un'altra. Le linee elettriche di casa le trasformi in corrente continua, con le lampadine e le baciuche che stanno sopra i comodini, e fai diventare in corrente continua. Tutto quello che rimane in realtà d'utilizzatore, tipo il frigorifero, i forni, che devono lavorare per forza in corrente alternata, sì, compri dei cavi schermati. Okay. Ci sono proprio dei cavi schermati, gradi apposta per queste. Esisto, quindi si possono comprare in ferramenta. Sì, io mi sto scrivendo tutto, poi lo farò fare un elettricista perché insomma temo. E anche voi a casa non vi mettete a fare i Tesla dei noantri, ma magari fatelo fare a una persona competente. Possiamo fare una diretta e fare una registrazione mentre vi faccio l'analisi ambientale dentro casa. Ma assolutamente sì. Sì, Emiliano, guarda, intanto, visto tu ti sei proposto, io l'ho presa per buona, quindi preso. Come diceva qualcuno, preso, e ci sono delle domande per te. Patrizia ti chiede se lei insomma sapeva che per proteggersi da queste onde si inserisce nel cappello la carta stagnola. E tu che dici? Come in design. Allora, la carta stagnola schierma determinate frequenze, ma non le scherma tutte. Certo. Un test che può essere fatto, che è una cosa semplice, è come se io prendo un uovo, lo avvolgo con la carta stagnola e lo metto all'interno del microonde. L'uovo esplode, si riscalda ugualmente, addirittura, certo, esplode pure l'uovo, sì, all'interno del riscaldo. Certo. Quindi ci sono dei materiali schermanti che costano veramente tanto, addirittura
delle reti che al metro quadro, che costano 150-200 euro al metro quadro, che servono per creare determinate schermature. Siamo sempre però là. Bisogna vedere che cosa deve essere schermato. Certo. Se io prendo la ferrite e con la ferrite creo determinate schermature, mi proteggo da determinate radiazioni, e questo è vero, ma per abbassare i decibel di queste radiazioni che sparano all'interno di casa, uno dovrebbe venire dentro un bunker, cioè dovrebbe venire sottoterra, 50 metri sottoterra, schermare tutto, far lavorare tutto in corrente continua, oppure lasciare la città. Oppure lasciare la città. Senti, invece è vero che queste lampadine a risparmio energetico sono più tossico, più pericolose di quelle normali? Fanno questa domanda. Allora non è il fatto di quelle a risparmio energetico, è il fatto che utilizzano le nuove lampadine utilizzano i LED e dicono che la frequenza dei LED potrebbe essere una sorta di sollecitazione per penetrare all'interno degli occhi, cioè attacchi di frequenze cromatiche. Purtroppo i punti più deboli del nostro corpo sono i condotti uditivi, gli occhi e praticamente le frequenze dei centri nervosi centrali. Certo. Loro interagiscono con questi sistemi, con il nostro corpo, come la risonanza di Schumann, oppure come Tesla, quando faceva i test e le sperimentazioni, si era accorto che erano spariti praticamente gli animali intorno ai laboratori dove lui aveva acceso la bobina di Tesla, e si era accorto che aveva creato una sorta di raggio della morte, lui lo chiamava, che addirittura lo voleva mettere su da alcune torri e sparare queste frequenze sui carri armati nemici. Potrebbe essere che questa frequenza sia stata utilizzata attraverso un laser che spara frequenza a fotoni, e che potrebbe essere stata messa questa tecnologia sui satelliti. Allora, se questa tecnologia viene messa sui satelliti e crea una sorta di trigonometria, una sorta di localizzatore GPS, potrebbero addirittura, come è successo a Caronia, potrebbero aver utilizzato una tecnologia sperimentale che surriscalda praticamente i metalli, o surriscalda le frequenze organiche e le frequenze inorganiche. Questo è un altro studio che io avevo fatto per fatto della tecnologia che potrebbe creare i microcircus, perché da quello che abbiamo visto sembra che tutte le spighe di grano vengono piegate in un determinato modo, e ci sono due angolazioni, cioè due gradi di angolazione, sia di un non mi ricordo adesso i gradi. E praticamente la cosa strana è che modificazioni genetiche dello stelo della spiga di grano viene fatta attraverso una radiazione elettromagnetica. Ho detto, ma su questi si sono inventati una sorta di raggio laser, una sorta di arma a microonde che riesce a creare un'immagine sul terreno. So al plasma, Emiliano. Potrebbero attaccare chiunque, qualunque parte del mondo, senza che nessuno se ne accorga. Magari c'è una persona scomoda, puntano questa frequenza sul corpo durante la notte, gli bloccano o gli creano defibrillazioni di campi elettromagnetici attraverso le frequenze del cuore, e potrebbero bloccare il cuore. Ma questo ovviamente sono solo ipotesi, perché non possiamo dire. Ma il Johnston parlerà anche di questo. Potrebbe, ecco, allora in conferenza continueremo poi durante la conferenza di Giampaolo Alieno a parlare anche di queste cose. Mi sto preparando delle domande per Miles Johnston. Mi sto preparando, com'è la pronuncia? Miles Johnston. No, mi sto preparando delle domande proprio per lui, e per capire che cosa ne pensa lui di determinati studi e ricerche che ho fatto io. Assolutamente. Ogni volta che faccio qualche intervista con qualche personaggio importante, con qualche esperto, con qualche medico, qualche ricercatore, cerchiamo insieme di trovare delle soluzioni, oppure di capire se le ricerche che faccio io o il test che faccio io corrispondono a determinate ricerche e test che hanno fatto anche loro fino adesso. 4-5 persone importanti che mi hanno detto che le mie ricerche servono proprio a capire se determinate frequenze interagiscono con il cervello umano o all'interno dei centri nervosi centrali. Purtroppo può essere visto attraverso un elettroencefalogramma che fa vedere questi disturbi e queste manipolazioni. Pensate che ho avuto la fortuna alle 7:40 di mattina, durante la scossa di terremoto, che io stavo facendo una semplice analisi, perché volevo vedere alcune frequenze che mi creavano dei disturbi durante la notte, perché di solito le persone che elettroincubano, che rilevano determinati disturbi attraverso queste frequenze e queste radiazioni, non si capisce per quale motivo tenga un programma dalle 3 alle 5 di mattino, dalle 3 alle 6 di notte,
si svegliano e non riescono più a prendere. Confermo. Allora guarda, purtroppo Emiliano siamo arrivati proprio al limite del tempo che avevamo a disposizione, e se insomma questa cosa ce la puoi spiegare la prossima volta, quindi io purtroppo ti devo interrompere, ne continueremo a parlare la prossima volta, andremo anche e parleremo anche insomma di controllo mentale, perché ci sono tantissime domande per te, quindi insomma possiamo dire ai nostri ascoltatori che tu il lunedì sarai a controcorrente ai nostri microfoni, poi se vorrai venire in studio tanto meglio, e per continuare a parlare di questi temi, va bene? Possiamo organizzare in una diretta queste analisi, assolutamente, interazioni attraverso queste strumentazioni per vedere che cosa succede. Assolutamente. Una cosa unica in Italia, una cosa assolutamente. Organizzeremo tutto e continueremo poi a parlarne. D'accordo? Allora ci vediamo il 27 novembre 2016. Assolutamente sì. Ciao Emiliano, grazie. Emiliano Babilonia. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. www.radiochaositaly.com